grazie Rosa, grazie a tutti per queste giornate che sicuramente, alle quali sicuramente è più quello che prendo che quello che posso dare come contributo. Vorrei sicuramente riportare anche un po' l'argomento sulle strategie di sviluppo del Mediterraneo, del Mezzogiorno nell'area mediterranea, che sicuramente devono fare i conti con tre parole chiave: il PNRR, l'autonomia differenziata e la pace. Il PNRR, sappiamo tutti, destina sulla carta questo 40% delle risorse che si possono territorializzare al sud, ma come ha detto bene lo Svimez in varie anche audizioni e scritti, mancano proprio dei punti chiave, cioè la ricognizione puntuale dei fabbisogni di investimento, l'esigenza di rendere cogente il vincolo di spesa media del 40% e soprattutto evitare che la più bassa capacità che le amministrazioni del sud hanno, ma anche diciamo di progetti e di farsi approvare i progetti, come abbiamo visto anche in Sicilia, anche perché hanno meno risorse sia umane che strumentali, possa portare poi alla fine che tutto questo previsto dal PNRR non avvenga. Anche, diciamo, ma non solo, noi dobbiamo quindi controllare e verificare che questo, che non è la soluzione di tutti i mali, ma che comunque è un aiuto di circa 82 miliardi che sarebbero dovuti arrivare, cioè non è che molto di più di quello che era il 34%, il 40%, non viene restituito il mal tolto. Però comunque sarebbe sicuramente un aiuto per la ripresa, che sicuramente non è più difficile per noi in un momento storico così buio. Però chiaramente c'è l'aspetto poi di una grande e ancor più grave spada di Damocle sulla nostra testa, perché la Gelmini l'ha detto all'inizio di quando è diventata ministro, l'ha detto subito nelle audizioni che lei aveva il compito e la voglia e la volontà di portare a termine l'accordo sull'autonomia differenziata preso nel 2018 al governo Gentiloni, di portarlo a termine bypassando il Parlamento, bypassando i LEP, bypassando la perequazione, tutte cose che erano sul tavolo e sulle quali non si voleva assolutamente discutere. E sebbene i LEP, come diceva giustamente Marotta, possono non essere la soluzione di tutti i mali, perché bisogna vedere come vengono definiti, se poi verranno realizzati dal pubblico, dal privato. L'unica cosa che non concordo con l'intervento di Marotta prima è che poi il modello di sanità debba essere quello lombardo, direi anche no. Però diciamo che alla fine è ovvio che lui probabilmente parlava in Ormai, termini di, scusi, diciamo, no. di imprese, cioè di quello che loro hanno a disposizione e quello che noi non abbiamo a disposizione. Ovviamente non il modello in sé, che No, credo. assolutamente no, Doriana, Esatto. scusami. No, è chiaro, infatti no, lo so bene, però volevo chiarirlo perché è stato veramente durante la pandemia, penso, il modello che più è crollato su se stesso e ora si va riperpetrando comunque. Quindi chiaramente noi sappiamo, e quello ora si parla, giustamente la chiamano la secessione dei ricchi, perché quella che sta attuando la Gelmini è veramente se la riesce a realizzare, ovviamente ci opporremo in tutte le sedi opportune con le nostre microforze, ma è comunque una cosa che ci deve portare veramente alla rivoluzione, perché è la pietra tombale per quelle che sono le nostre possibilità di ripresa. Ora ovviamente. E questo, vabbè, un po' l'abbiamo fatto anche con la proposta di legge per abrogare il comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, perché non è che vogliamo che venga fatta un'autonomia differenziata bene o male, come diceva prima Paola, non va fatta proprio, dobbiamo mantenere e comunque combattere per questa idea di Stato e soprattutto ci sono tante cose che non possono essere delegate alle regioni nella loro autonomia, soprattutto collegate poi anche al PIL di queste regioni, che comunque sappiamo che per meccanismi perversi penalizza enormemente le regioni del Sud. Volendo parlare appunto poi di un asse strategico che può essere il mezzogiorno all'interno di un'area euromediterranea, volevo ricordare quello che ha detto sempre lo Svimez in un'audizione,
Il Mezzogiorno non è solo turismo, infatti se si prende a riferimento il cosiddetto quadrilatero continentale di Napoli, Bari, Taranto, Gioia Tauro, si potrà appurare che queste città dispongono di sistemi portuali che, se interconnessi, possono attivare lo sviluppo di una vasta area, quella del Mezzogiorno continentale, coinvolgendo direttamente oltre 12 milioni di cittadini, ripristinando in questo modo il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo come asse commerciale strategico. Cioè, noi lo sappiamo che l'Italia ha una centralità geografica importantissima nel Mediterraneo, ma voglio dire, per avere un ruolo nel Mediterraneo che non sia neanche antagonista all'Europa del Nord, ma che sia in sinergia con questo, noi sappiamo che si devono valorizzare politiche di pace e di multiculturalità. Cioè, noi siamo e viviamo nel bacino del Mediterraneo, e il Mare Nostrum, che adesso è soltanto diventato un cimitero, è stato e da sempre la culla di culture. Hanno convissuto ebrei, musulmani, cristiani. Cioè, noi dobbiamo continuare a creare ponti, dobbiamo creare dialogo, e questo si riconduce a quel concetto di pace e comunque di visione che la politica negli ultimi decenni non ci ha dato, anzi si va sempre completamente in un'altra direzione. E io per questo penso che noi dobbiamo essere pronti, come hanno detto tanti prima di me, a una stagione di lotta che molti già fanno, molti di voi già fanno in tutti i loro settori, ma che soprattutto debba ridare a tutti noi una speranza che in questi ultimi decenni abbiamo perso, e soprattutto un'umanità, perché è l'umanità che è alla base comunque di qualsiasi visione della politica, del mondo e della nostra, diciamo, della nostra visione globale del mondo, perché non siamo per la globalizzazione nel senso commerciale del termine, ma nel senso umano del termine. Grazie. Grazie.